Direi che ormai sia chiaro a tutti che la vita possa essere stravolta da un momento all'altro e che tutto ad un tratto sbocciare una confezione di alcol puro sia molto più allettante che una bottiglia di Dom Pérignon. Oppure che un soggetto con un outfit definito come FFP2 o FFP3 possa essere molto più sexy di qualcuno che sta guidando una Tesla Model X oppure una Ferrari, o che addirittura possa essere ancora più figo e ancora più allettante portare fuori la spazzatura anziché uscire al sabato sera. Assurdo, no? E nella stranezza di tutto questo, la cosa da fare è restare chiusi in casa per settimane e settimane e settimane. È proprio per questo motivo che oggi voglio condividere con voi una serie di consigli, di tips utili per gestire al meglio quella che è la vostra quotidianità in casa e rendervi insomma il più produttivi possibili senza impazzire nelle quattro mura. Questo per il semplice fatto che sono laureata in pantofologia, il che significa che sono una pantofolaia professionista nella vita di tutti i giorni, sempre e comunque. Per cui penso proprio di potervi dare qualche utile suggerimento. Ma prima di sviscerarvi tutte quante le informazioni utili, permettetemi di ringraziare lo sponsor del video di oggi, ossia CureCard. Una carta che utilizzo frequentemente, mano sul cuore, non sto dicendo cavolate, perché appunto non è uguale a tutte le altre, ma bensì è un po' come se fosse un contenitore di altre carte di credito o di debito, purché facciano parte del circuito Mastercard o Visa, e che appunto vi consente tramite la sua applicazione proprietaria di inserire al suo interno tutte le altre carte che avete, così che quando uscite per fare la spesa, per esempio in questi giorni, vi basta portare con voi semplicemente una sola carta anziché tutte le altre, riducendo quindi lo spessore del vostro portafogli. E tra l'altro, se me lo consentite, direi proprio che di questi tempi l'igiene sia ancora più importante, toccare insomma i contanti, i soldi, non sia proprio una buona idea, secondo il mio punto di vista. Ecco perché secondo me CureCard potrebbe fare anche al caso vostro, soprattutto perché è ora compatibile anche con Apple Pay, il che significa che potete direttamente lasciare anche a casa proprio la carta fisica di plastica, no? E portarvi semplicemente lo smartphone, oppure come nel mio caso Apple Watch, appunto perché così non toccate niente e state anche molto sicuri sotto questo punto di vista. E l'ho fatta fare anche a qualche mio amico, in modo tale che io possa inviare a loro dei pagamenti proprio istantanei, senza alcun tipo di scocciatura. Anche perché tramite il mio codice SERE5, che vi lascio anche qua sotto in descrizione, si ha la possibilità di avere un bonus di ingresso di 5€, che secondo me ci sta assolutamente. Ma direi che ora possiamo iniziare. Come nella vita di tutti i giorni, secondo me è fondamentale che riusciate a sviluppare quella che è una vostra routine, che si adatti giorno dopo giorno a quelli che sono i vostri impegni. Se ci pensate bene, ad una certa ora si esce per andare a lavorare o per andare a scuola, poi c'è la pausa caffè in quel determinato momento della giornata e poi la pausa pranzo, che appunto avviene in una certa fascia oraria. Magari qualcuno di voi una o due volte a settimana andava anche in palestra, no? E sono abbastanza certa che i giorni erano sempre gli stessi. Ecco, dovete fare le stesse cose anche a casa, cercando se possibile di dedicare un'area della casa, se appunto le dimensioni lo consentono, per determinati tipi di attività, in modo tale che tutto questo possa andare a stimolare la vostra mente. E tutto questo va suddiviso nel corso della giornata in quattro macro categorie, che possiamo identificare in benessere, le cui sottocategorie si possono identificare in benessere mentale, benessere sociale e benessere fisico, a cui ovviamente ci associo anche l'alimentazione, ma penso proprio che non serva io dirvelo, giusto? E poi segue la macro categoria lavoro oppure studio, o se siete nel mio caso entrambe le cose, cura della casa e poi ancora relax. Iniziate la giornata pensando a voi stessi, al vostro benessere, che non si traduce semplicemente in una colazione sana, ma bensì in una serie di attività che vi possono arricchire personalmente, come può essere una bella lettura o magari fare un corso che vi interessa, scoprire di più rispetto a determinati argomenti che veramente vi sono a cuore e che generalmente non avete modo di approfondire. E poi, super importante, evitate nella prima parte della mattinata dedicare del tempo al vostro smartphone, alle notifiche, ai social e a tutte quelle cose che generalmente fanno perdere tempo, ma soprattutto fanno perdere energie, appunto perché il feed di Instagram piuttosto che la home di Facebook e così via veramente risucchiano un casino di energie proprio mentali del vostro cervello. E ve lo dico perché l'ho sperimentato su me stessa ed è tristissimo secondo me sprecare una mattinata in questo modo. E se poi ve la sentite, vi suggerirei anche di farvi una decina di minuti di meditazione quotidiana. Tranquilli, tutto ciò non ha niente a che fare con cose mistiche o sovrannaturali, ma semplicemente la meditazione è la stessa identica cosa di esercitare i muscoli delle braccia o delle gambe, solo che anziché andare a correre allenate il muscolo della vostra testa, ossia il cervello. E questo è veramente un aspetto secondo me eccezionale, appunto perché la meditazione vi aiuta a restare più concentrati in maniera molto più facile e poi allo stesso tempo a rendervi più tranquilli e consapevoli di quello che avete attorno. Questo lo dico perché stare magari in casa, soprattutto in questo periodo, con tutta la famiglia, tutti i genitori e anche magari i figli, è
probabilmente uno sbatto incredibile, posso solamente immaginarlo. Però ecco, meditare magari vi aiuta a stare tutti un po' più tranquilli, più calmi e trovare magari il giusto equilibrio. E personalmente metto questo aspetto qui del benessere al primo posto della giornata, appunto perché di solito siamo sempre trasportati da tutte le attività che dobbiamo fare e dimentichiamo sempre di prenderci un po' cura di noi stessi, no? Quindi se la prima cosa che si fa all'inizio della giornata l'abbiamo fatta, ci siamo presi cura di noi, e così si può iniziare. E concedetemi poi anche un altro suggerimento, se posso, sia quello di scrivervi da qualche parte quelli che sono gli obiettivi della vostra giornata o comunque le attività grosse che dovete fare. Non deve essere una lista lunga chilometri, ma 3-4 cose, in modo tale che abbiate subito idea di quello che vi aspetta, così che vi prepariate già psicologicamente al percorso che dovrete fare nel corso della giornata. Io personalmente lo scrivo su un'agendina, proprio perché voglio evitare la mattina di dipendere, insomma, dallo smartphone o dal computer, anche se sono una persona comunque molto tecnologica, e questo, insomma, mi aiuta a mantenere proprio la chiarezza mentale per le prime ore. Ah, e PS, si tratta proprio di una cosa da 5 minuti, niente di più, niente di meno. Dopodiché inizia la vera e propria giornata, che può essere lavorativa o di studio, e proprio in questo caso vi suggerirei, se vi è possibile, se gli spazi in casa ve lo consentono, di dedicare appunto una zona, una scrivania, un tavolo ben ordinato, costantemente proprio ordinato, dove praticare la vostra attività. Piccola postilla: se qualcuno di voi si dovesse trovare in questo momento a non poter effettivamente lavorare da casa, ecco, so che può essere difficile dal punto di vista morale, anche psicologico, però ecco, cercate di sfruttare questo tempo per migliorare voi stessi, per studiare qualcosa di nuovo, per approfondire magari determinati argomenti che generalmente non avete modo di analizzare, così che possiate ritrovarvi poi più avanti con qualche conoscenza in più, che sicuramente non fa male. Nel mio caso mi piace suddividere appunto questa fase della giornata di 45 minuti in 45 minuti, e ho proprio un timer che serve a questo scopo. Chiaramente non serve che voi siate così ossessionati come me, basta semplicemente il timer del telefono, e appunto ogni 45 minuti mi prendo una pausa di 15 minuti. Questo proprio perché sono consapevole che oltre 45 minuti il mio cervello non regge più da un punto di vista proprio di concentrazione. Quindi mi prendo 15 minuti di pausa, mi faccio una passeggiata in giro per la casa con il classico pit stop al frigorifero, dove come sempre mi rendo conto di non avere niente da stuzzicare, e poi procedo. E tra parentesi, in tutto ciò fate in modo ogni giorno di avere questa zona dedicata, sempre pulita e sempre in ordine, appunto perché questo, perlomeno nel mio caso, va a supporto di quella che è la concentrazione, perché stando comunque in una zona magari un po' incasinata, un po' poco ordinata, diventa più difficoltoso. So che per alcune famiglie in questo momento potrebbe essere il momento sbagliato per fare un investimento, comunque un acquisto, però se ne avete la possibilità vi suggerirei veramente tantissimo di acquistarvi dei prodotti ergonomici, intesi come mouse ergonomico, sedia comoda ed ergonomica, e magari, se studiate su dei libri fisici, anche un leggio, proprio come questo, che è terrificante dal punto di vista estetico, un pezzo di plastica, però appunto vi evita di avere problemi alla cervicale a lungo andare. Ve ne parlo proprio per esperienza, perché più volte ho avuto problemi, diciamo così, alla cervicale, tendiniti, problemi ai polsi, cose di questo tipo qua, appunto perché passo parecchio tempo seduta senza muovermi, e questo appunto è il risultato. Per cui mi raccomando, state attenti a questo, perché non l'augurerei veramente a nessuno. Ed eventualmente vi lascio qualche suggerimento qui sotto in descrizione, veramente anche semplicemente lo stand per i libri costa una stupidata ed è perfetto. Inoltre, lavorando e studiando dal computer, secondo me è di fondamentale importanza prendersene cura, ossia fare in modo, perlomeno nel mio caso, che sia sempre tutto quanto al massimo delle prestazioni, soprattutto perché ho lo storage di questo Mac che è abbastanza limitato, motivo per il quale mi affido una volta a settimana ad un programma che si chiama ClimaMacX, che è quello che state vedendo qua in questo momento, e che appunto mi serve per eliminare tutti quei file superflui o anche nascosti, continuando quindi a mantenere alto il livello prestazionale del mio Mac, appunto perché credo proprio che non sia il momento giusto per avere qualsiasi tipo di sbatti a riguardo. E giusto per fare un appunto, ragazzi, utilizzo questo programma dal 2014, mi trovo veramente strabene, e tutti i Mac che ho avuto hanno sempre come prima cosa installato questo ClimaMacX, che semmai vi lascio qua sotto in descrizione se volete informare, se lo volete scaricare, perché secondo me è veramente top. Ah, e sempre stando nella categoria tech, faccio anche in modo di avere sempre la mia connessione e internet in generale in casa sicuro e performante, però ecco, per evitare che questo video sia lungo un'infinità, vi farò un video dedicato a riguardo, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e magari se vi va di fare uno sforzo proprio immane, fate click e lasciate mi piace a questo video, sarebbe di grande aiuto per l'algoritmo.
Detto questo, ogni giorno mi piace spezzare la giornata con un pochettino di attività fisica fatta chiaramente in casa, appunto perché questo mi aiuta a staccare un po' a livello proprio mentale dall'attività principale della giornata, che può essere il lavoro o lo studio o tutte e due, e anche a mantenermi un pochettino attiva a livello proprio fisico. Utilizzo un'applicazione che si chiama Fitness al Femminile, che adoro tantissimo, ragazzi. Esiste sia per iOS che per Android. Non faccio uso della versione premium, ma semplicemente tutti quei circuiti gratis a ripetizione, così che funzioni tutto quanto al meglio. Chiaramente, se non volete l'app, qui su YouTube trovate una marea di tutorial per fare attività in casa, e non sarò di certo io a dirvi che fare attività fisica sia una figata colossale o che sudare sia la cosa più bella del mondo, perché obiettivamente fa schifo e non sono di certo la più sportiva sulla faccia della terra per darvi consigli a riguardo, però fa bene veramente alla mente e al corpo, e vorrei appunto evitare di ritrovarmi tra un mesetto con qualche muscolo atrofizzato, per cui mi raccomando, impegnatevi anche voi a fare un po' di attività fisica, mezz'oretta, un'oretta al giorno. Ripeto, non piace neanche a me, però cerco di farla appunto perché fa bene al corpo. E questo chiaramente è un suggerimento da pantofolaia professionista. A riguardo però concedetemi anche un altro tip, cioè quello di evitare, soprattutto a pranzo, di farvi dei pasti galattici tipo lasagne o bisteccone, perché sono certa che poi dopo vi ritroverete, in men che non si dica, sdraiati sul divano, super abbioccati con in sottofondo i Simpson. Cioè, questo è proprio un quadretto che penso che avrete ben presente anche voi, no? E piuttosto lasciate queste delizie al pranzo della domenica, così che risulti ancora più speciale di questi tempi. Veniamo poi a quella che io ritengo essere la macro categoria più importante di tutte, ossia quella che ha a che fare con il vostro benessere sociale. Ragazzi, stare chiusi in casa non è facile per molti, appunto perché manca quello che è il contatto con le altre persone, per cui davvero sfruttate la tecnologia che abbiamo a disposizione. Oggi come oggi fate una marea di videochiamate, fate telefonate e cercate di ogni giorno stare in contatto con qualcuno, non solo con i messaggini, ok, non solo con WhatsApp o Telegram, ma anche con delle ottime videochiamate, e vi assicuro che questo può andare non solo a beneficio di voi stessi ma anche delle persone che andate a sentire, perché in questi giorni non c'è niente di meglio di ricevere una telefonata da parte di qualcuno. Scrollatevi tutta la vostra rubrica, trovate i vostri amici, i vostri familiari o comunque persone che magari non sentivate da un po', e ogni giorno veramente parlate. Inoltre poi potete fare una marea veramente di attività diverse, come per esempio gli aperitivi in videochiamata, le cene, festeggiare anche i compleanni, tra cui il mio, o magari vedere anche un film proprio a distanza, o ancora fare attività fisica con i vostri amici. E è insolito, ma lo faccio anche io e ci sta di brutto. Davvero ragazzi, non sottovalutate l'aspetto sociale, non fatelo, perché non siamo degli animali fatti per stare isolati ma per stare in branco. Quindi sul serio, sentite le persone a cui volete bene, soprattutto se avete la fortuna di avere ancora dei nonni, telefonateli, chiamateli 2 o 3 volte al giorno e fategli capire che ci siete, anche se siete lontani, che comunque ci siete e che loro possono essere sempre ascoltati, perché l'unica cosa che vi chiedono è... Diciamo che sono quella categoria sociale un pochettino più soggetta a queste difficoltà, perché si buttano giù di morale e sono un po' come dei piccoli pulcini bagnati che hanno bisogno di attenzioni, quindi mi raccomando, dategliele. Poi il virus che gira in queste settimane viene anche ridefinito come malattia della solitudine, quindi davvero, se siete in salute, fate in modo di non stare da soli, fate in modo di sentirvi sempre parte comunque della comunità o della vostra famiglia. Si passa poi alla gestione della tana del lupo. Sì, quindi mi raccomando, tenete tutto più ordinato possibile e più pulito possibile, soprattutto di questi tempi, anche perché questo potrebbe facilitare quelle che sono le vostre quotidiane relazioni con eventuali soggetti della famiglia. E mi raccomando, utilizzate l'alcol per pulire tutte le superfici, e se siete paranoici come me, pulite qualsiasi cosa che varca l'ingresso di casa vostra. Io lo faccio anche con la spesa, è uno sbatti assurdo, ragazzi. Però è meglio stare sicuri e tranquilli, insomma, sotto questo aspetto, perché fidarsi è bene, non fidarsi è sempre 100.000 volte meglio. E chiaramente non può mancare l'immancabile relax quotidiano, che nel mio caso si traduce in tantissima musica jazz che mi piace da morire, mi rilassa tantissimo, e poi qualche serie TV su Netflix o comunque su Prime Video. Se volete Prime Video ve lo lascio qua sotto in descrizione, perché potete averlo anche al 50% di sconto, che in questo periodo ci sta assolutamente. E dopodiché è ora di fare la nanna. Per cui insomma ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, se così fosse fatemelo sapere qua sotto nei commenti, fatemi magari anche sapere quella che è la vostra routine, e soprattutto ricordatevi che domani è un altro giorno, per cui potete ripetere tutto quanto da capo oppure andare a migliorare quelle che sono le varie attività che dovete fare nel corso della giornata. Mi raccomando, routine è proprio il segreto dei pantofolai. Al prossimo video!